venivamo in macchina, ho visto il volo, gli ho detto fosse un convegno a cui dovevo partecipare, diciamo, come uditore, sei stato il primo ad assentarmi, quindi il Signore compensi e ricompensi il vostro coraggio. Vorrei cominciare raccontandovi una piccola barzelletta, anche perché mentre parlavo con Don Giovanni vi stavo dicendo ho preparato un mappone teologico, fai l'altra versione, la versione più comunicativa. Quindi parto con voi raccontandovi una barzelletta. Una signora, verso i 15 mesi d'età del figlio, si accorge che il figlio non le somiglia per niente, ma non somiglia per niente neanche al marito. Siccome da parte sua sa che il figlio è loro, gli vengono un po' di sospetti e va a fare il test del DNA. E scopre col test del DNA che il figlio non è loro, quindi molto preoccupata e disturbata per il fatto, attende il marito, e quando rientra il marito gli dice: premesso, io non ti ho tradita, il figlio non ha il DNA né mio né tuo, che è successo? Dice: lo sapevo. Come lo sapevi? Ti ricordi quel giorno che stavamo firmando le dimissioni all'ospedale? Prendi il bambino, lo guardi, vai a cambiarlo, che io firmo le dimissioni. Sono entrato, ho preso un altro bambino. Non è un manifesto antimaschile, vi voglio dire perché sono partito con questa battuta. In qualche modo è quello che ci succede nella prima formazione dei giovani. Troviamo un disagio, chiamiamolo bubù, e questo disagio invece di curarlo, dato che c'è ancora, non sappiamo fino a quanto, un ricambio giovanile, non ci accorgiamo che non stiamo accompagnando gli stessi giovani, stiamo soltanto cambiando giovani. E c'è una emorragia generazionale paurosa che stiamo vivendo nelle nostre chiese. È la prima volta che visito la vostra terra, ma sono quasi sicuro che quello che vivo nella mia diocesi attuale di Roma, quello che si vive un po' meno forte nella mia diocesi originaria di Beirut, quello che vedo in tante diocesi italiane e anche in altre parti del mondo è molto simile. Forse le percentuali cambiano, alcuni fattori cambiano, ma c'è un fattore simile, c'è una emorragia di cui non siamo molto coscienti. E quando entri in una messa feriale te ne accorgi che c'è un gap generazionale pauroso, e non dico solo nella messa feriale, anche nella messa domenicale. Se siete in una situazione diversa, davvero ringraziate Dio, ma solitamente è così. E quindi per questo, mentre programmavamo con Don Giuseppe questa riflessione, ho pensato che come primo momento, prima ancora di parlare, prima ancora di fare proposte, vorrei mettermi con voi in ascolto. Quindi non abbiate paura di sentire dati e sottolineature un po' tristi, un po' deprimenti, perché l'inno del Surrexit si canta dopo il Venerdì Santo. Se non viviamo un po' questo mistero di morte, non riusciamo a cantare un Surrexit, un Cristo è risorto vero. E per questo cercherò, diciamo, di equilibrare quello che avevo preparato con una proposta un po' più da cuore a cuore, come mi ha ricordato che penso di me stesso Don Giuseppe. Ecco, vorrei anche evocare un momento un po' simpatico con Don Giuseppe. Mi ha chiesto i titoli dei tre interventi. In uno dei titoli, invece di la gioventù, una generazione che abbandona la fede, io avevo intitolato l'apostasia giovanile. L'apostasia, tutti lo sappiamo cosa significa, proprio il rinnegamento della fede. Sapete perché lo penso? Perché sento di persone che si presentano dal parroco e dicono: questo è un documento dello Sbattezzo, scaricato online, diffuso dall'Unione degli Agnostici Atei Italiano, non mi ricordo come si chiama quell'associazione. E c'è gente che viene con abbastanza violenza a chiedere questo fatto.
due settimane fa ero a Val di Susa e una delle mamme che ha partecipato a questo convegno diocesano venne da me e mi disse: mio figlio di 16 anni mi dice, come ti sei permessa di battezzarmi? Perché l'hai fatto? Ecco, sono cose che accadono, sono cose ormai possiamo dire anche all'ordine del giorno. Per questo, onde evitare, io sono un figlio di una famiglia di umili origini e questo mi ha permesso di contemplare la natura con mio nonno che lavorava la terra e con mio papà che era un imbianchino. E quando andavo ad aiutare mio papà d'estate, una delle prime cose che si faceva prima di mettere il bel intonaco è andare lì a grattare il muro, ora non so come si chiamano in italiano, la carta vetrata, ecco, la carta vetrata, per togliere quel strato che in realtà non è aderente al muro, quindi se tu passi l'intonaco sopra, dopo un po' si asciuga, cade tutto. È un po' come il rattoppo che Gesù critica, il rattoppo che sicuramente avrà visto fare a Maria. Un rattoppo non fatto bene, un rattoppo di stoffa diversa su una stoffa vecchia, su stoffa nuova o viceversa, non va bene. E quindi in qualche modo voglio in questa prima mezz'ora, e ve lo dico già in anticipo, forse nell'orario dobbiamo fare un piccolo cambio, cercherò di parlare solo mezz'ora di depressione, e poi dopo un quarto d'ora di riposo riprendere con una proposta che parte dalla famiglia, che è il testo sia quello che abbiamo letto insieme, sia il testo che ha presentato Don Giuseppe. Si parla della Chiesa come della famiglia, come Chiesa domestica, come primo luogo di iniziazione cristiana. Non è la parrocchia, è la famiglia, e soprattutto nei nostri tempi, e vedremo perché. Ecco, una delle prime cose che dobbiamo notare del nostro mondo giovanile è l'afferramento, e permettetemi di dirlo con un po' di vergogna, di una profezia di Nietzsche. Nietzsche, filosofo che in qualche modo preannunciò la morte di Dio, ma non come annuncio trionfante, come constatazione. Nietzsche dice: ci sono tre fasi dell'ateismo. La prima fase la chiama la fase del leone, è la fase del prima dell'ateismo. C'è la fase in cui l'uomo è teista, quindi l'uomo secondo lui è credente, ed è la fase del cammello. Il cammello è un animale mansueto, un animale addomesticabile, e Nietzsche dice: l'uomo è un animale che si lascia guidare. Secondo lui la sua fase è la fase del leone, la fase antiteista. La parola anti cosa ci trasmette? L'idea della resistenza, dell'andare contro. Nietzsche parla di un uomo che deve combattere, deve uccidere contro Dio. Perché c'è una esistenza contro cui deve combattere. La terza fase la chiama la fase del bambino, ed è la fase ateista. Qual è la differenza tra antiteista e ateista? L'antiteista si contrappone, l'ateista accetta una privazione senza patirla. Se guardiamo l'ateismo di Nietzsche, e magari l'ateismo di qualche autore e di personaggio anche recente, vediamo che quello che Nietzsche ha detto anche a livello culturale alto si è avverato. Troviamo persone morto non molto tempo fa come Umberto Eco, che pur dichiarandosi ateo, anche abbastanza anticlericale, fa anche dei convegni con Carlo Maria Martini. Un Massimo Cacciari, diciamo, una persona che convive pacificamente, poi Massimo Cacciari è anche propenso al fatto religioso, però che scrive libri su San Francesco ma si dichiara comunque ateo. C'è una specie di calma. Non sono questi però i personaggi su cui profetizza Nietzsche. In che senso si parla della fase del bambino? Ragioniamo insieme. La fase del cammello, che è la mansuetudine, il cammello che si lascia guidare, del leone che ruccisce, che attacca. Il bambino, secondo Nietzsche, è la fase
colui che è indifferente a ogni fatto che sta accadendo lì. Se qualcuno di voi ha notato il figlio e la figlia di 10-12 anni, scusate, non potrò parlare allora, dovrei parlare solo a loro, no? E quindi sta lì, disegna, fa le sue figure, perché il messaggio che viene annunciato non è nelle sue corde. E per Nietzsche, che profetizza l'arrivo della fase del bambino, profetizza su una fase in cui c'è una indifferenza totale verso il fatto religioso. È così insignificante che neanche ti dai lo sforzo di ruggire, di andargli contro, lo ignori totalmente. Ora ripeto, non so la vostra condizione e sono molto in ansia, in senso positivo, quindi desideroso di sentire i frutti dei vostri workshop di domani. Quindi permettetemi di dire che l'intervento clou, almeno per me, sarà quello che farò domani. Perché? Non perché oggi non mi impegno, ma oggi vi presenterò qualcosa di generale. Domani interagirò con la vostra Chiesa. E penso che uno dei motivi per cui le generazioni giovani ci snobbano, perché la Chiesa parla troppo dei giovani, parla poco ai giovani e raramente lascia parlare i giovani. Vengo da circa 2 mesi fa da un convegno, ora siccome è un convegno avrei voluto far passare il come, il dove e il quando sotto silenzio, ma essendo diciamo il massimo livello della Chiesa Cattolica, il Sinodo dei Vescovi, ero stato invitato a partecipare come teologo esperto. Io non mi sento esperto di gioventù, però mi hanno invitato sotto questo titolo e sono andato volentieri. L'apertura del convegno era il massimo. Il cardinale dice: il prossimo sinodo non sarà un sinodo sui giovani, ma un sinodo per i giovani, un sinodo con i giovani, un sinodo dei giovani. Vogliamo far parlare i giovani. Premessa, meglio di così, non si poteva aspettare. Purtroppo il convegno, e lo dico non come critica da un esterno alla Chiesa, ma come figlio che guarda il proprio operato, l'operato della propria Chiesa, purtroppo all'atto pratico in quel convegno gli interventi sono stati tutti di esperti non giovani, e ci sono stati in 5 giorni intensissimi dove qualcuno, ascoltate che descrizione, ha detto: sembra un volo intercontinentale nel quale non puoi scegliere che film guardare, per la densità del lavoro che abbiamo avuto, una raffica di conferenze infinita. I giovani hanno avuto come tempo canonico 50 minuti. Hanno parlato 5 giovani per 50 minuti il primo giorno, il primo pomeriggio, e questo è stato tutto. Tutto il resto sono state soltanto obiezioni o domande durante le brevi sessioni di domande, dove chi ti teneva il microfono, cioè te lo lasciava per 30 secondi, se ti dilungavi oltre 30 secondi, da valletto diventava un corvo attorno a te. Questo è stato un po' paradigmatico, è stata anche una delle critiche di autovalutazione del convegno, che i giovani, ma anche i meno giovani, hanno presentato. Un altro fatto, sempre di quel convegno, è che nei lavori di gruppo, ora io ho avuto la fortuna di partecipare in un gruppo di lavoro inglese dove gli esperti, dico sempre tra parentesi gli esperti, eravamo 4, un sacerdote dall'Irlanda, un professore dall'Olanda, un professore dalle Filippine e io da Roma, Libano. Il resto erano giovani. E parlando con i nostri giovani che riportavano le esperienze degli altri, dicevano: noi abbiamo lasciato spazio a questi giovani e loro lo riconoscevano, dicevano invece in altri gruppi
mentre si parlava, a parte che per far arrivare la parola a quei giovani, ed erano gruppi di lavoro di 10-12 persone, già per farli arrivare la parola era difficile. Quando si esprimevano, qualcuno ha avuto la fine di dire: ma questa non è una vera problematica. Non sembra che ci siano introdotto nel territorio. Se siamo lì ad ascoltare questi giovani e se presentano anche il punto C come problematica, se tu hai A, B, D, F, il C diventa un problema centrale. E vi do un esempio molto concreto. Se qualcuno di voi, non ho il biscottino, quindi non frugate del mio zaino, ma mi ruba il biscottino, mi fa pena, mi dico biscottino, se lo ruba mio figlio potrebbe essere un trauma che gli fa dire: papà, non voglio andare a scuola. Potrebbe destabilirlo. Non possiamo valutare le problematiche del mondo giovanile secondo il nostro metro. Il bullismo che noi possiamo subire al lavoro, può essere al comune, all'università, nella fabbrica, è molto diverso dal bullismo, dei nostri figli, ma non possiamo paragonare le croci. Ognuno ha la sua croce, ognuno ha la sua percezione del suo mondo. Quindi su questo noi pecchiamo innanzitutto contro i giovani. Ha ragione Umberto Galimberti in un libro che è intitolato L'ospite inquietante, è un libro sulle giovani, giovani generazioni e l'inquietismo, e dice: i giovani vivono di notte perché di giorno nessuno li ascolta, nessuno li vede. Com'è questo qua? Quindi sono molto contento sia per la sensibilità con la quale Don Giuseppe ha scelto iniziare questa tematica con uno sguardo reale sui giovani per ascoltare il loro disagio, perché sono così, e poi uno sguardo reale su quello che noi veramente facciamo con i giovani. Quando dico giovani non parlo soltanto della fascia 18-35 o 12-18, parlo della gioventù, quindi della fase infanti, adolescenti e giovani, anche se sottolineiamo molto giustamente, la Chiesa, come dice tra l'altro un mio amico teologo calabrese di Catanzaro, dice: la Chiesa si presenta come l'uomo specializzato per il mondo dell'infanzia. Sembra prenatale, sembra quella fase bellissima in cui hai tutti i servizi possibili e immaginabili. Come i Decathlon per gli sportivi, Chiesa Cattolica per i bambini, per la fase iniziale del cammino cristiano. Poi spariscono i servizi, dico i servizi in chiave soltanto così simpatica, sparisce veramente la proposta. Non abbiamo fantasia su come presentare la fede per le giovani generazioni. E in questo non è che siamo colpevoli. Adesso interrogerò con voi sul perché di questa nostra incapacità di fare una proposta alle generazioni successive alla formazione cristiana di base. Manchiamo di strumenti perché siamo in un mondo che cambia a una velocità supersonica. Silvano Fausti, un gesuita famoso per diverse proposte, per le letture attualizzanti del Vangelo, per la riflessione sul discernimento, dice: il nostro mondo è passato dalle ideologie alle sensologie. Le ideologie erano le idee che portavano avanti i nostri mondi. Noi, anche la mia generazione, forse un po' meno di una generazione un po' più grande, ma eravamo e siamo cattolici per una aderenza e adesione mentale. Ti convinceva il fatto di essere cattolico, ti affascinava, parlava alla tua mente, alla tua visione. Le giovani generazioni, un'altra espressione felice di Fausti, in qualche modo sono divise tra il Mac Mondo, il McDonald's
come paradigma di un modo di vivere il mondo, è i fondamentalismi. Cos'è il mondo? Non è solo il fast food, non è soltanto arrivi, prendi il tuo pacchetto, mangi e te ne vai. È un mondo dove si consumano effetti e affetti, si consumano le realtà, si vive brugolando, non attraversando la realtà. E noi in qualche modo siamo contagiati anche da questo mondo, siamo consumati da delle emozioni rapide, di zuccheri semplici, non solo a tavola, nel nostro vissuto. McMondo e fondamentalismi, uno potrà dire, ma il fondamentalismo non è una ideologia? Il fondamentalismo parte da una idea, ma la carica di una carica talmente sentimentale che non si capisce più cosa si sta facendo. Perché voi ditemi quale pensiero c'è dietro una persona che va a uccidere una mamma col suo passeggino su un ponte in Inghilterra e dice è Dio che me lo comanda. Lì non c'è una testa che gira. C'è un fascio di sensi e di sensibilità che manca di sensibilità che sfascia un mondo. Quindi non c'è una ideologia, non c'è un sistema, c'è una decostruzione, per parlare in termini un po' filosofici. Non c'è una costruzione mentale, c'è proprio una decostruzione. Il nichilismo che abusa del nome di Dio, in tante lingue, ma abusa del nome di Dio. Quindi i nostri giovani sono un fascio di emozioni e noi ci relazioniamo a loro non riconoscendo questa loro fragilità. Per questo fatichiamo a costruire un ponte comunicativo. Sempre questo mio amico teologo dice: nel nostro mondo di oggi noi cerchiamo di comunicare con i nostri giovani, ma manchiamo di un codice di senso comunicativo. Detto in altri termini, manchiamo di un linguaggio comune. Sembra che parliamo arabo. Ma cosa dici? Sacramenti, santi, intercessione, redenzione, salvezza. Cosa dice? Dove lo spendo? In quale cambia valute tutto questo che mi stai dicendo? Per cui c'è un lessico che non è soltanto la parola, perché sapete che quando diciamo una parola richiama un'immagine in noi, noi siamo esseri immaginativi, anche quando diventiamo filosofi che possiamo fare una frase più astratta che poi, noi rimaniamo esseri immaginativi. L'uomo è un essere che vive di immagini. Quando capisci la Trinità? Quando qualcuno della Trinità ti dà una bella immagine, dice, ah, allora è ragionevole. E mi viene in mente un bel esempio che presenta Don Tonino Bello, perché voi sapete bene che 1 più 1 più 1 cosa fa? 3. Allora com'è che 1 più 1 più 1 è 1 nel cristianesimo? Don Tonino Bello esce con una bellissima immagine: 1 per 1 per 1 già matematicamente funziona, non soltanto nell'essere per, quindi nell'essere rivolto a. Ecco, noi con i nostri giovani, e questo entrerà nella fase propositiva, nella seconda fase, noi manchiamo di questo lavoro di mediazione, dimenticando che il mondo in cui sono nati e stanno crescendo i nostri giovani non è il nostro mondo. Noi abbiamo avuto la grazia e la fortuna di vivere in una atmosfera religiosa. E per dirvi questo vorrei leggere insieme a voi una poesia. Con la licenza. Prima di leggerla vorrei intitolare questa poesia con un nome che non ha intitolato il suo autore. Il suo autore l'ha intitolata In illo tempore. Cosa evoca per voi, soprattutto che ha sentito la messa in latino? In illo tempore. In quel tempo, quindi, cosa evoca? L'inizio della lettura liturgica del Vangelo. Perché se voi aprite il lezionario, vedete, in quel tempo Gesù, e tu magari guardi Giovanni 1, 16, 25, vai a Giovanni 1, 16, 25, non vedi la parola in quel tempo. Quello in quel tempo è una flessione liturgica per aprirti il racconto.
come quando racconto una storia e dico si racconta che è un modo di dire per aprire una storia, per dire che non vi sto raccontando qualcosa di reale. E per questo io intitolo questa poesia, almeno nella sua portata, La fine dell'uomo liturgicus, la fine dell'uomo liturgico. E badate bene, non sto parlando delle persone che sono del cerimoniere, per intenderci. Sto parlando di qualcosa di molto più allargato, di molto più vasto. Ma sentiamo questa poesia, cercate di immaginarla piuttosto che soltanto capirla. Il grosso messale era strombato e penzolava nastri serici, smeraldo e porpora e bianco sbiadito. Intransitivamente assistevamo, confessavamo, ricevevamo, i vertici assumevano, adoravamo ed alzavamo gli occhi ai sostantivi. Pietra d'altare era aurora ed ostensorio mezzogiorno, la parola rubrica stessa un tramonto iniettato di sangue. Ecco, questa è la prima parte della poesia. Naturalmente io ci sono dovuto soffermare un po' di più per capire il poeta cosa voleva dire, per cui cerco un po' di trasmettere il concetto. Questo è un poeta, tra l'altro premio Nobel 1995, quindi è un uomo attempato. Quando dico attempato significa che ha 90 e 120 anni per gamba, non sentitevi chiamati in causa, che racconta come viveva da ragazzino, il ricordo del vivere in paese, dell'assistere alla messa quotidiana, del sentire il profumo dell'incenso, dell'occhio che è abituato a vedere il lezionario strombato. Strombato è più che aperto, quando c'è il segno dell'apertura, perché è sempre aperto, non è una messa saltuaria, è la messa quotidiana. E poi tutto è ritmato con la liturgia, quindi le parole dicono qualcosa, non sono parole che suonano a vuoto, sono parole che toccano la tua vita, sono parole che sono incise nella tua carne prima e più ancora di quanto lo siano nel libro. E poi ogni movimento del sole esprime anche un mistero liturgico, il tramonto rosso esprime il sangue, esprime la redenzione. Tu vedi la vita e per analogia sei portato a Dio. Questa è la prima parte della sua poesia. Ascoltate la seconda, che poi è una poesia tradotta, quindi è peggio ancora per comprenderla. Ora vivo presso un nido famoso, dove uccelli marini gridano nelle ore piccole come anime incredibili. Sentite l'atmosfera più cupa. Perfino il muro della passeggiata, che premo fortemente per convincermene, appena a darvi credito mi tenta. Vedete che contrasto? Nella prima immagine tutto parla di Dio, tutto parla di eternità, anche il tramonto, che è un momento veloce, un momento rapido, parla di eternità. In questo secondo passaggio vedete che immagine ci presenta. Sono anziano adesso e mentre cammino tocco il muro della passeggiata per non cadere, ma nel mio toccare questo muro sembro non credere neanche alla sua esistenza. L'urlo degli uccelli sembra un urlo di incredulità, sì. E le cose tangibili non mi sembrano poi così credibili. Appena a darvi credito mi tenta, ma mi reggerà questo muro? Ho tutte le mie certezze che sono crollate, proverà come volo questo muro. Capite che i nostri giovani nascono senza la premessa. I nostri giovani nascono in un mondo dove non ci sono queste certezze. Nascono in un mondo dove non c'è la liturgia che ha mantenuto la nostra fede nonostante la fine del periodo di iniziazione cristiana. È qui che inizio a sottolineare il punto dolente
della nostra proposta. Noi abbiamo una proposta catechetica di un mondo che non c'è più. Perché nel mondo che non c'è più, la famiglia era la prima catecheta, la prima catechista dei figli. Nel mondo che non c'è più, anche se non sei un praticante, comunque, cioè è difficile che non eri praticante, e pensate alle percentuali, siamo passati da 90-92 di pratica prima del concilio, intorno al concilio, a 15-10-2% in alcuni luoghi. Cioè mi è capitato alcune volte, facendo il catechista itinerante, di arrivare in alcune diocesi per fare un convegno diocesano, grazie a Dio capita raramente, ma ogni tanto è capitato, e di trovare 20 persone, di trovare l'ufficio della famiglia, l'ufficio catechistico, ci dispiace che abbiamo fatto fare 5 ore di treno per così poche persone. Io dico, mi dispiace per la nostra chiesa, ma cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Ecco, quindi mi ero promesso che questa parte fosse soltanto così introduttiva a una sfida. Quindi il problema attuale della nostra trasmissione di fede è che siamo in un contesto che non è un contesto conducibile. Sapete cos'è conducibile, no? Quando l'elettricità passa, tu hai la carica elettrica della fede soltanto nell'ambito della Chiesa. La famiglia sovente è soltanto, naturalmente non si può generalizzare, ma è soltanto così all'apparenza credente. Il giovane non abbraccia l'apparenza, i giovani non vanno per inerzia, noi forse sì, perché si è sempre fatto così, il giovane no. E per questo ci sono tante sfide che dobbiamo affrontare. Intanto ripensare quello che il Don diceva prima e che abbiamo letto qua, il raccordo tra iniziazione cristiana e formazione permanente. O proponiamo una formazione permanente o succederà come una barzelletta con cui chiuderò questa prima parte. Quindi questa prima parte. E la seconda questione è riaccorgerci che la famiglia non può più delegare alla Chiesa esclusivamente il compito educativo alla fede. Per questo dobbiamo riprendere questo tema dopo la pausa. Ma ho iniziato con una barzelletta, finisco con un'altra. Questa è una barzelletta da prete, quindi sicuramente i vostri preti ve l'avranno raccontata 3.000 volte e la conoscete. Quindi perdonatemi se, come dire, vi do il pane di ieri sera. Si racconta che in una parrocchia si sono trovati così male con i piccioni nelle finestrelle della parrocchia che c'è stato un convegno diocesano per espellere questi piccioni dalle finestrelle della parrocchia. E diciamo in quella città c'erano tre ordini religiosi molto importanti. Quindi il primo a proporsi per espellere questo piccione è il francescano. E il francescano entra e dice: fratello piccione, tu vedi che tutto è creato, una grande cattedrale. Lascia che questa chiesa sia per i figli dell'uomo e tu esci nella cattedrale di tutto il creato. Il piccione ha risposto con quello che sa fare, diciamo non dalla parte avanti ma dalla parte dietro. Quindi è stato un tentativo fallito. Arriva i domenicani sono conosciuti per la loro filosofia, quindi lui dice: tu essere finito, l'essere infinito ti ha creato per volare nei cieli infiniti e per lodarlo con la tua apertura. Vai a fare questo. Il piccione ha pigolato e ha ignorato l'invito. Il gesuita ha detto: cari fratelli, vi propongo un rimedio che dura poco, ma è di lunghissima e provata efficienza. Facciamoli fare l'iniziazione cristiana. Battesimo, comunione, con la cresima non lo vediamo più.